Grazie a tutti gli intervenuti, grazie per quanto avete detto in questa occasione. È vero, riprendendo e mutuando le parole del sindaco Alevi, siamo in una situazione sicuramente diversa, è un gran premio diverso, però io credo che la gioia debba essere altrettanto grande, perché io credo che sia la prova di quella ripresa che noi vogliamo a tutti i costi realizzare. Ed organizzare un evento importante come un Gran Premio di Formula 1, seppur senza la presenza del pubblico, è la dimostrazione che non ci dobbiamo lasciar intimidire, che dobbiamo reagire di fronte a questa situazione assolutamente incredibile che si è abbattuta sulle nostre terre. È vero, il Gran Premio era una festa sportiva, ma era soprattutto una festa di popolo. Quest'anno non ci sarà, ma io credo che noi quest'anno porremmo le basi per consentire a breve di riaprire le strutture sportive, di fare in modo che tutti gli appassionati possano ricominciare a frequentare anche gli stadi. È un momento, diceva prima Vedaelli, che a un certo punto non era dato per scontato che avremmo potuto riorganizzare e rifesteggiare il Gran Premio. No, io credo che a un certo punto sembrava impensabile riuscire ad organizzare il Gran Premio, ma l'abbiamo fatto. Io ringrazio tutti coloro che hanno contribuito in maniera così sostanziale e ripeto, noi dobbiamo guardare al futuro con sicurezza, dobbiamo guardare al futuro con tranquillità pur nel rispetto di certe regole. Noi dobbiamo imparare a convivere, ad organizzare la nostra vita, intanto che non ci sarà il vaccino, convivendo con la presenza di questo virus. Dobbiamo farlo se vogliamo sconfiggerlo. Solo così la paura e l'angoscia non ci porterebbero da nessuna parte. Io credo che nonostante questa limitazione sarà importante, sarà bello ricominciare a vedere un mondo intero che si muove anche sul nostro territorio. Chiudo facendo un riferimento sia al presidente Sticchi Damiani che a Levi. Bisogna cercare di rendere più semplice la vita in questo paese, bisogna cercare di ridurre la burocrazia. Vedete, per anni questo è stato un invito che aveva un sapore quasi solo politico, adesso ha un sapore diverso, un sapore di necessità. Se vogliamo ridare spazio allo sport, ma a tutte le iniziative dei nostri imprenditori, dei nostri lavoratori, dei nostri cittadini che si rivolgono alla pubblica amministrazione, dobbiamo ripartire proprio da questa semplificazione. Dobbiamo recuperare spazi, quindi per recuperare spazi non dobbiamo sottrarre al lavoro tempo perso in procedure amministrative inutili. Quel tempo lo dobbiamo dedicare tutto al lavoro e le procedure dovranno essere più snelle. Presidente, io sono assolutamente d'accordo con te, come Regione a breve andremo proprio ad approvare una normativa che va in questa direzione e tutti insieme dobbiamo combattere per fare in modo che la vita ricominci ad essere normale partendo dal Gran Premio di Monza. Grazie a tutti, grazie a chi oggi ha voluto intervenire, grazie a tutti quelli che si sono spesi e io voglio lanciare veramente un grande messaggio di speranza, ma soprattutto di volontà e di capacità che la nostra regione dimostrerà per uscire da questo momento di difficoltà. Grazie a tutti. Sicuramente un tappo importante verso la ripresa, verso la normalizzazione. Credo che un grande evento sportivo come il Gran Premio di Monza sia la strada giusta per dimostrare come la Lombardia, l'Italia, come la nostra gente voglia normalità, voglia ritornare ad una normalità. Ho detto e ribadisco, bisogna renderci conto tutti quanti del fatto che comunque noi dobbiamo convivere con questo virus. Finché non ci sarà un vaccino dobbiamo imparare a capire quali sono i limiti che non dobbiamo superare.
io credo che la strada intrapresa sia quella giusta, credo che riusciremo a andare avanti con grande cautela, ma dobbiamo ricominciare a vivere normalmente. Presidente, la normalità ovviamente coincide anche con il rientro a scuola, che sarà comunque dopo il Gran Premio. E le volevo chiedere, l'idea del governo di equiparare i compagni di classe ai congiunti di modo da bypassare il problema del metro di distanza sui mezzi pubblici, la trova d'accordo? No, non mi trovo particolarmente d'accordo, perché bisogna risolvere i problemi non con degli escamotage, bisogna avere il coraggio di dire come sono le cose. E cioè, io credo che si debba avere il coraggio di dire che in queste che in occasione della ripresa delle attività si possa, se il CTS lo riterrà, aumentare la percentuale trasportata sui mezzi pubblici. Se il CTS non sarà in grado di dare una risposta di questo genere, bisognerà affrontare il problema trovando delle soluzioni differenti, che può essere quella di fare delle lezioni ad orari differenziati, che può essere quella di fare una parte di studio a scuola, una parte a remoto. Bisognerà affrontare il problema non con dei tentativi di risolverlo in maniera soltanto formale, non sostanziale. Però su quegli stessi mezzi pubblici poi non ci andranno solo gli studenti, ci andranno anche gli anziani, che sono stati insomma quelli più penalizzati dalla scorsa ondata del virus. Questo non vi preoccupa? Ma ci preoccupa tutto, per quello ho detto che dovrà essere il CTS che in questa materia dovrà dare delle risposte. Non è trovando una soluzione come quella dell'equiparare, perché è una presa in giro quella. O si può, perché il CTS ci dice che si può, o non si può, non lo si fa e si trova un'altra soluzione. Scusi, l'accenno che faceva prima a una normativa in arrivo, può spiegare un po' meglio la normativa? Ma noi ne stiamo parlando, stiamo affrontando, la stiamo discutendo e presto prenderemo delle decisioni, però stiamo valutando tutto. Ma qual è il tema, qual è la questione? Ah, lei sta parlando della semplificazione? Sì, sulla semplificazione il tema è quello di introdurre una normativa che dia fiducia ai cittadini, che non si consideri come oggi vengono considerati sempre delle persone in malafede, ma noi vogliamo considerarli delle persone per bene quando ci pongono le domande, e poi fare dei controlli per accertare in una seconda parte se siano vere o meno. È una legge importante, dovrebbe essere proposta al primo consiglio regionale, che dovrebbe essere l'8 o la settimana. Ma fare degli esempi concreti? Fare degli esempi concreti, lei non deve presentare tutti i certificati penali dei carichi pendenti, dei redditi, basterà un'autocertificazione, poi saremo noi a controllare. Stiamo valutando anche quella. Ma oggi state lavorando a un'ordinanza? Stiamo valutando l'opportunità, la possibilità, stiamo parlando con il CTS se valga la pena, io penso si possa andare in quella direzione, ma stiamo facendo ancora le ultime valutazioni. Oggi nuovo incontro tra governatori, li sentirete? C'è stata già questa mattina una riunione, ma era limitata al documento sui comportamenti da tenere in caso in cui a scuola si trovino dei contagiati.